highlights del Giro della Toscana Memorial Alfredo Martini edizione 2020, partenza da Pontedera, 151 i corridori al via, occhi di tutti puntati sulle ruote veloci del gruppo, su Fernando Gaviria, su Nasser Bouhanni, su Ethan Aiter. Avvio particolarmente veloce quello della gara organizzata dall'Unione Ciclistica Pecciolese, che il giorno successivo proporrà la Coppa Città di la Gran Premio Città di Peccioli, Coppa Sabatini. La gara andata in scena è ruotata intorno ad una lunga azione che ha visto come protagonisti sei corridori: Jorgensen, Brown, Rodriguez, Iturria, oltre a Muñoz, Draghi, Radice, Colombo. Nelle fasi conclusive il gruppetto di testa ha continuato a ridursi per quanto riguarda la propria composizione, hanno perso contatto Draghi, ha perso contatto Muñoz, ha perso contatto Iturria, ma il recupero del gruppo è stato veemente negli ultimi chilometri di gara. Molto attivo il campione del mondo della passata stagione tra gli under 23 Battistella, molto attivi i portacolori della Delco e della Mitchelton Scott, con gli altri velocisti Nasser Bouhanni e Fernando Gaviria particolarmente vigili nelle prime posizioni del gruppo. Gruppo che è ritornato compatto proprio nelle fasi finali, quando mancavano pochi chilometri alla conclusione. Nelle ultime fasi di corsa ci ha provato lo spagnolo Elosegui, maglia della Movistar, con un attacco secco, un attacco deciso che in alcuni momenti sembrava poter andare a buon fine, ma così non è stato. I compagni di squadra di Ethan Aiter e i portacolori della Lotto Soudal sono andati a chiudere sul corridore spagnolo. Leonardo Basso veramente eccezionale negli ultimi chilometri di gara, ma nello sprint finale Fernando Gaviria in maglia bianca ha letteralmente allungato, andando addirittura a guadagnare anche un margine di vantaggio nei confronti del resto del gruppo. Gli ultimi metri sono stati una vera e propria passerella per il velocista colombiano, che si è voltato e ha conquistato la sua settima affermazione stagionale davanti a Stannard e Aiter. Questo il responso finale dell'edizione numero 5 del Giro della Toscana Memorial Alfredo Martini, con il successo di uno degli uomini più veloci del gruppo, Fernando El Misil Gaviria. Dopo le delusioni alla Tirreno Adriatico, dove aveva conquistato tanti piazzamenti, Fernando Gaviria si impone nel Giro della Toscana ed è anche il primo leader della Challenge Alfredo Martini.